siamo a Genova, al pub O'Connor, siamo con Elena, Quasca, Roberto e Silvano. Da poco l'O'Connor ha avuto una nuova fase, da qualche mese. E Lorenzo, parlaci un attimino di questo locale che si trova a Genova, che adesso vive una nuova fase, certo, dopo una precedente gestione. Era uno dei must per gli appassionati di birra, prende una pesante eredità di Maurizio Viganico, ma siamo in mani sicure perché Roberto Parodi viene dal pub del Duca. Grazie. E Silvano è un uomo di mondo che poi ci so che vi stupirà in futuro, mi aspetto qualche ostrica speciale dalla Francia. Cosa ti aspetti da questo nuovo corso? Allora mi aspetto che intelligentemente si faccia quello che si deve fare, cioè non snaturare tutto ciò che è stato prima e mettere qualcosa di personale che ognuno di noi ha. È una cosa semplice, ma a volte non funziona. È sempre qua direi che abbiamo iniziato bene. Ok, allora Roberto, tu porti la tua esperienza da una vecchia gestione di un altro locale che tra l'altro è abbastanza noto a Genova ed è noto anche per la cura con cui viene proposta la birra di qualità. Dalla tua precedente esperienza, comunque dalla tua esperienza, cosa porti qui in questo locale per dargli magari un taglio ancora più innovativo, diverso? L'innovazione è una bella cosa. Io porto 16 anni di passione e credo di poter dire anche di professionalità. Più che altro diciamo passione per quanto riguarda la scoperta di birre. È bellissimo vedere che adesso il panorama italiano propone veramente un orizzonte infinito di scelte. Sì, ma sono arrivati dopo di voi, perché tu al Duca e qui all'O'Connor, certo, si lavora tanto sulla birra artigianale. Sì, tantissimo sulla birra artigianale. La cosa bella è vedere che c'è sempre fame, anzi in questo caso serve meglio dire sete, di novità da parte dei clienti. È bello poter proporre sempre novità, proporre anche un certo tipo di cultura di quello che avviene e i clienti di questo locale ne hanno tantissimo. Maurizio ha fatto veramente un gran lavoro, con grande umiltà ho preso la sua eredità, spero di poterla condurre avanti bene e giustamente come innovazioni quello che può proporre il mercato birrario e soprattutto vedere se riesco a spillare un po' della mia passione anche qua dietro. E punteremo anche su serate di degustazione, certamente, su eventi magari che abbiano un certo filone. Lorenzo fa spesso delle serate birra contro vino, qui c'è un bel messaggio che si vede entrando all'O'Connor, sì. Si parla di birra, si parla di vino e si parla anche di acqua. Però ci saranno delle serate di questo tipo? Sicuramente abbiamo già fatto una serata nel mese di giugno. La nostra intenzione, Lorenzo permettendo in base a quelle che possono essere i suoi impegni, la sua agenda a noi sempre piace, infatti vorremmo già opzionarlo per quanto possibile, a noi piacerebbe se ogni mese poter organizzare sempre un evento nuovo, meglio se con nuove proposte o comunque anche alla ricerca di qualcosa che è andato perduto nel passato e poterlo riproporre oggi, magari proprio in contrasto con quello che potrebbe essere una storia passata, magari un pochino dimenticata, con tutto quello che di nuovo c'è oggi sul mercato. Silvano, questo locale è un pub. Pub è sinonimo di birra, sicuramente comunque che coltiva questo locale, birra di qualità, birra di un certo tipo, ma a volte viene scambiato come un posto dove mangiare un panino, magari un pezzo di pizza e delle patatine. Invece qui all'O'Connor possiamo... Ecco, invece qui all'O'Connor abbiamo già ereditato da Maurizio qualche cosa in più rispetto agli altri pub e la nostra intenzione ferma è proprio quella di migliorare e aumentare l'offerta della cucina per far sì che si abbandoni un po' quel concetto molto diffuso che pub uguale patatine fritte uguale würstel. Noi abbiamo anche quello soprattutto destinato ai ragazzi, ma per un pubblico più adulto, per un pubblico che abbia voglia di mangiare come si deve, abbiamo aggiunto all'offerta già precedente di bourguignon di pesce, bagna cauda eccetera, abbiamo per esempio aggiunto il pesce, abbiamo aggiunto le cozze, muscoli come diciamo noi a Genova, abbiamo fatto qualche passo avanti e soprattutto abbiamo allestito un giardino all'aperto, cosa che prima non c'era e che ci permette adesso di poter passare anche l'estate mangiando fuori al fresco. Ecco, quale sarebbe un piatto che vuoi proporre in abbinamento con le birre che avete alle vostre spine? Beh, un piatto che sicuramente vuoi segnalare
come anche novità di questo, allora, di questo nuovo corso dell'Oporno. Stiamo già studiando la possibilità di fare delle entrecôte francesi, originarie naturalmente. Vogliamo portare, appena sarà possibile con la stagione giusta, ostriche e frutti di mare. Quindi pensiamo di poter dare a partire da settembre un'offerta quasi completa delle novità che noi abbiamo studiato. Quindi ostriche e magari qualche birra che strizza adatta, l'occhio. Adatta. Ci sono, eh. Ci sono. Lorenzo, quale proporresti, diciamo, in abbinamento con le ostriche? Dico la chiusa, perché quella è con un vestito grigio, va bene con tutto. Ma le ostriche uno le sottovaluta, perché pensa solo al lato salmastro, invece esatto. Si vanno, Roberto mi possono confermare, ci sono delle ostriche che hanno note di mandorla, note di quasi dolci, di pasticcino, di pasta di mandorle, quindi io vedrei bene le triple, io con le ostriche mi piace bere le triple, le triple adesso grazie a Dio sia in Italia che in Belgio, che negli Stati Uniti stanno arrivando nel quindi non con una oyster stout? Sì, l'oyster stout sì, sarebbe troppo banale da Quasca non puoi aspettarti queste cose, io ci metto una triple, l'oyster stout ovviamente per chi vuole rimanere canonico, vesti in giacca e cravatta, se le prenda, ma io gli do una triple. Roberto stava per dire qualcosa. Sì, sì. Normalmente viene in automatico pensare a esatto. Una stout irlandese, che sia oyster o ara o Guinness, o una blanche, una wheat, sì, o fiamminga o vallona. A me, onestamente, ho mangiato ieri sera le ostriche, il profumo del mare, una kelpie. Una birra scozzese, una stout scozzese fatta con le alghe marine. Con le alghe marine. Sì, beh, c'è anche qualche cosa in Italia adesso sulle, su quel filone che insomma si sta percorrendo. Tutto noi stiamo facendo. Esatto. Silvano, stavi dicendo... Abbiamo dimenticato di dire che qui all'O'Connor offriamo anche dei vini molto buoni e dei vini pregiati. Ora, siccome si è parlato di ostriche, io vorrei spiegare una cosa che è sempre stata ritenuta giusta, ma secondo me giusta non è. Forse ricordate i vecchi film di James Bond quando ordinava ostriche e champagne. Sì. Ma lo champagne non c'entra niente con le ostriche. Con le ostriche bisogna avere un vino che si chiama Puy Fumé. Ecco, noi daremo anche la possibilità di avere questo vino con le ostriche. Magari facciamo anche una serata in cui c'è una sfida tra una birra, per esempio esatto. La perle ai porci mi viene in mente come fatta in Italia, sì. E questo vino che potremmo insomma far gareggiare con delle ostriche. Esatto. Allora, potrebbe essere una bella idea di una serata. Allora, lo facciamo venire qua Leonardo e esatto. Vediamo cosa potremmo succede. Fare una cosa del genere. E allora concludiamo con in bellezza sicuramente rispetto al quartetto che abbiamo qui davanti. Sì, dopo facciamo un bel brindisi. Elena. Sta per arrivare un momento clou per questo pub, arriva un sito web che comunque sarà un veicolo di informazioni, esatto. Immagino anche collegato con dei social network. Esatto, abbiamo in progetto un nuovo sito internet che sarà www.puboconnorgenova.it, che sarà probabilmente attivo verso metà agosto più o meno. Uh-huh. E abbiamo già attiva la nostra pagina Facebook, se volete andare a visitarla. Come la troviamo su Facebook? O'Connor, viene subito fuori O'Connor Genova, dove potete vedere le foto del locale, ci sono i menu, ci sono ogni volta le locandine degli eventi, alcune informazioni generali. E questo video anche ci vedrà. Esatto. E soprattutto ci saranno anche le foto dei piatti che voi proponete. Ci saranno anche a breve, sì, le foto dei piatti, quindi la bourguignon, la fonduta al cioccolato, tutti i piatti particolari, soprattutto della zona ristorante. Qual è il prossimo evento che potremo trovare nella pagina di Facebook? Se non sbaglio, quello del 29 di luglio, sì, in cui ci sarà la serata di chiusura prima dell'estate, ci saranno le birre. Due per uno, dire la spina. Mm-hmm. E... dateci una mano a finire i fusti. Sì. E poi nel sito ci sarà anche uno spazio dove potrete lasciare i commenti, quindi un modo per far sì che i consumatori o insomma gli avventori del locale possano dare dei suggerimenti. Per noi, sì. Bene, un modo moderno di comunicare e di ricevere anche sì. Delle proposte. Ok, grazie Elena. Grazie. Allora ci salutiamo con un brindisi e ci vediamo presto all'O'Connor. Alla salute! Salute.